Trovato. Kaire, per caso hai in vendita un'armatura ateniese? È per la sepoltura di Diocle. Timoteo può ricomprare l'armatura di suo padre se vuole, ma non sarà economica. Che vuoi dire? Diocle mi ha venduto la sua armatura non molto tempo fa. Timoteo ha detto che era stata rubata. Beh, ce l'ho qui e non sono un ladro. Ho anche un'altra armatura ateniese. Meno bella, ma accettabile per una sepoltura. Prendo l'armatura economica. Mercenari, sapevo che avresti scelto quella più economica. Tieni. Ora sono pronto per incontrare vicino Timoteo Alfino.
Mi conviene farmi scoprire. Eccoti. Hai l'armatura che ti ho chiesto? Ecco l'armatura ateniese. Perfetto. Almeno potremo dargli una degna sepoltura. Ogni guerriero merita di riposare con le insegne della sua patria. Già, è così. Grazie per il tuo aiuto. Non c'è di che. Ora mi serve solo un'offerta d'olio per la cerimonia. Vedo cosa posso fare. Grazie. Significa molto per me. Vado a vestire mio padre. Mistios! Novità? Mi sono occupato dei banditi, vicino. Ah, mi sento meglio, ora che mio padre è stato vendicato. Per caso, quei bastardi hanno provato a spiegare le loro azioni? Non ho scoperto il motivo. Non importa, dormirò più tranquillo ora che non potranno più nuocere a nessuno. Grazie, Alexios. Ora pensa solo a piangere tuo padre. Devo informare Timoteo. Se resterai per il funerale, sono sicuro che mio padre apprezzerebbe molto del vino come offerta. Timoteo mi ha chiesto anche dell'olio. Dove posso trovare le offerte? Ah, sì. Cioè, troverai quello che ci serve ai moli. Tornerò presto. La zona è ben difesa. Dove sfuggirai? Almeno avrai
entrambe le offerte. Devo tornare alla sala. Come hai potuto essere così idiota? Altro sangue, Licino! La morte di papà doveva essere vendicata. Ci ho pensato io. Ci hai pensato tu? Credi davvero che finirà qui? Alexios, sei d'accordo con me, vero? Licino ha ragione. Qualcuno doveva fermare i banditi. A causa tua è morto il padre di qualcun altro. E la prossima volta sarà la tua testa a cadere. E la cosa ti piacerebbe, vero? Cosa? No! Perché dovrebbe? Sei stato solo crudele con me da quando sono arrivato. Mi dispiace, Licino. È solo che non voglio perdere anche te. Ora che papà è morto, restiamo solo noi due. Dobbiamo procedere con la sepoltura. Hai trovato un'offerta? Tieni, Timoteo. Un'offerta d'olio per tuo padre. Grazie. Ho fatto il possibile. Che vostro padre attraversi lo Stige in pace. Vieni, Licino. Dobbiamo preparare l'altare. Tra un attimo. Vorrei vederti ancora una volta, prima che te ne vada. Incontriamoci dopo la cerimonia. Ci vediamo, Mistios. Volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto. Cosa avevi in mente? Di lavoro faccio il poeta, ma so fare molte altre cose. Sono anche un ottimo cuoco. Permettimi di prepararti un sontuoso banchetto. Non mi dispiacerebbe. Perfetto. Solo una cosa. Mi servirebbe aiuto per trovare alcuni ingredienti. Bisognerebbe cacciarli. E dimmi, perché non lo fai tu? Credo che tu abbia capito che sono più bravo con le buone maniere che a combattere, no? Buone maniere, eh? Vedremo. Lo spero proprio. Che cosa devo cacciare? Per questa ricetta serve carne di cervo. Quelli che ci sono qui intorno vanno benissimo. Raggiungimi alla rupe vicino all'accampamento di Ipermnestra, quando ne avrai un po'. Qua, mio caro Alexios. Hai un momento?
Devo fare molta attenzione in quest'area. Essere abbastanza caldo per la cena di vicino.